Bene ragazzi, il Cicco qua, bentornati sul mio canale, vi do quest'oggi benvenuto nuovamente su God of War 2. Siamo ritornati qua perché sorprendentemente dopo l'aggiornamento di Piante contro Zombie 2 si è susseguito un altro aggiornamento, questa volta per God of War 2, quindi sono contento perché non me l'aspettavo. E più che l'aggiornamento non mi aspettavo che arrivasse un nuovo evento nel portale misterioso. Dico che mi ha colto di sorpresa perché nel calendario sul sito del gioco nel mese di settembre non risultava questo evento. Prima però di andare a vedere di che evento si tratta, direi di scendere sotto, ma proprio sotto sotto sotto, perché è ritornato un vecchio amico, anche se non è tanto vecchio. Eccolo qua, il nostro amico Rux, il più figo tra i fighi nel mondo degli gnomi, il fashion design. Lui che ci vende roba tutta placcata in oro, che luccica. Sì, non so, però a parte questa faccia che fa, sì, un po' misteriosa. Però secondo me è un po' troppo avido, eh? Voi che dite? Soprattutto per quei prezzi enormi che ci chiede sulla roba che ci vende. Però perché siamo scesi qua? Visto che è ritornato, come è vero che sia, ci ha portato anche cose nuove nella sua valigia, anche questa placcata d'oro. E quello che sto cercando di sbloccare, di comprare da lui, è, guardate qua, il tubero esplosivo luccicoso, la nuova abilità per la classe del cactus, che costa non meno di mezzo milione. Vorrei vedere anche questa placcata in diamanti. Già, mezzo milione. Ovviamente non siamo a quel siamo arrivati a quel numero, non abbiamo quella cifra. Quindi vedrò di arrivare a questo mezzo milione e acquistare il tubero esplosivo. Così ce l'abbiamo per la prossima volta che andrò a mostrarvi un nuovo cactus. Perfetto, siamo qua. Ecco qua l'evento. Lo leggiamo molto in fretta. Portale misterioso. Caccia al boss. Un banchetto per lo Sasquatch. È stato avvistato uno Sasquatch nelle sabbie sabbiose mentre divorava qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, comprese le antiche rovine. Piante, mettete fine a questo rinfresco. Attenzione, la caccia al boss è estremamente difficile, si consiglia il gioco di squadra. Perfetto, questo è l'evento e dovreste già aver familiarizzato con cosa sia la caccia al boss. Se vi ricordate, tra i primi episodi che feci in questa serie, nelle missioni delle due fazioni, se vi ricordate, due episodi li ho dedicati a quelli che erano le cacce al boss, l'Imno Fiore Reale e Capitan Sfascia Tutto, quindi sapete già come funziona la caccia al boss. Come vedete, i forzieri sono già aperti perché questo evento l'ho fatto. Vi dico che ho sbloccato anche la terza chiave di seguito, la chiave blu. Quindi sapete già che il prossimo episodio di God of War 2 lo faremo nel mondo di Gnomus, facendo la terza sfida. E sono molto felice perché piano piano ci stiamo avvicinando al pezzo finale, ragazzi, di questo puzzle, di questo misterioso mondo e misteriosi portali. Non so il portale finale cosa ci aprirà, però sono curioso, quindi sì. Questo è quello che faremo nel prossimo episodio. Per adesso dobbiamo solo andare. E chiediamo aiuto al potente Dave che ci faccia capitare con prima di tutto in una squadra. Perché non so se ci sono persone che giocano a questo evento. Spero di sì. E poi che siano anche abili. Noi non siamo esperti, però non siamo neanche tanto principianti. Quindi andiamo. Perfetto, siamo qua.
Questo evento funziona più o meno come un'operazione giardino, se guardate attentamente. Se giocate a questo evento vi consiglio ragazzi di variare con le classi e soprattutto di avere almeno un girasole nella squadra. Intanto piazziamo qualche pianta qua. Quindi stiamo giocando la difficoltà media. Sì. Dobbiamo difendere ovviamente. L'esca. Per il nostro boss. Per la casa del girasole, se la volete scegliere, vi consiglio vivamente di scegliere la vampiressa, perché è quella che si si cura da sola, eliminando i zombie, anche se ha meno vita, però comunque. Eccolo qua, credo questo sia l'assalto finale. Sì, c'è anche l'orco, quindi aspettiamoli qua. No, perché sei esploso? Benissimo. Oh, ho fatto incacchiare l'orco. Lancio lo zombolino. Bene, abbiamo fatto fuori l'orco e adesso dovrebbe uscire il boss. Lo Sasquatch. Se si chiama così. Se la pronuncia è giusta. Ok, dovrebbe uscire a momenti. Oh, eccolo qua. Bello peloso. Con il cappello in testa. Lo Sasquatch. Diamoci dentro, diamoci dentro. Vi consiglio di stare sempre a un livello più alto di lui. Oh cacchio, chi ci ha buttato giù? Dammi la vita, dammi la vita! Vampiressa! Addio! Grande! Grande fungo! Qua ragazzi, tornate qua, non state lì vicino ad un metro. Venite qua. Cosa fanno questi? Che stai tramando, amico? Bene. A me, guarda me, lasciali stare i miei amici. Si è incacchiato, si è incacchiato. Tra poco si dovrebbe incacchiare ancora di più. Adesso lo vedrete, il motivo. Sasquatch, fatti vedere. Bene, lo distra... Ecco qua. Si è incacchiato. È andato sottoterra e dobbiamo distruggere questi hamburger che appariranno in posti casuali sulla mappa. Così no, da non farlo curare e fargli ritornare la vita quasi per intero. Cioè, è a tempo, ovviamente. Ok. Diamoci una mossa. No, no, scusate, toglietevi. Caspita. Sarà dura, sarà dura. 3, 2, 1. Mi sa che non ce la facciamo. Ah, niente. Dov'è lo Sasquatch? Vedete, gli è ritornato quasi interamente la vita. Ah, sarà dura. Anche a questa difficoltà. Perfetto. No, uno è uscito. E allora? Che
capisco sta gente che entra poi se ne esce. C'hanno la connessione così scadente, non credo. Levati orco. Noi vogliamo lo Sasquatch. State qua, state qua, stai qua amico. Dall'alto dobbiamo sparare questo mostro peloso che ama gli hamburger. Vedete come ci è mancato? Cacchio. Siamo ne un'altra. Distrailo. Ok. C'è anche la tempesta di sabbia. Ah, cacchio. Sì. Ancora questi hamburger, ma che senso c'ha? Praticamente siamo in due, che la mastica è troppo lenta. Lasciatemi stare! Ignoranti. Ok. Dai. Ok. Quella in fondo no. Levati. Levatevi, che devo finirla. Fatta. Non ci credo. Dov'è lo Sasquatch? Qua. Spero sia qua. No, non è qua. Cacchio, dov'è? Dobbiamo trovare quel posto dove rimanere. Eccola qua. Vedete ragazzi? Dobbiamo conquistare questo giardino così da rimanere al riparo da questo marchio che ci ha messo il Sasquatch. Però sarà dura perché qua c'è gente che ci butta fuori. Ah. 3 secondi, non ce la facciamo. Niente. Seconda chance, va. Sì, siamo quasi a metà. Paziente. Buono Sasquatch, buono. Oh, cosa vai a guardare, amico? Resta in vita. No, sono rimasto da solo. Bene, è ritornato. C'è
ci credo. Sono anche veloci sti dannati zombie. Lo Sasquatch sta là, sta squadrando. Oh cacchio. Vieni qua. Tiri animo, tiri animo. Siamo quasi a metà. Ah. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ci vuole concentrazione qua. Max. Corra a terra. Arrivo, arrivo. Allora, vai a terra, amico. Ha fatto quello zombie, si è buttato. Eccolo qua. Dove va? Dove è andato? Ah, gli hamburger, gli hamburger. Ah, ce la faremo, ragazzi. Questa è tosta. Sette, sei, cinque, tre, due. Quattro, tre, due. Ah, dannazione. Salve. Lo scienziato che è passato così. Che mandria di zombie. Non ce la facciamo. Però voglio vedere quante stelle ci regalano. Partita sfortunato. Proprio la peggior combinazione che mi potevo aspettare registrando. Che ci posso fare? Ce la teniamo al massimo. Tanto ormai la chiave l'ho sbloccata. Era giusto per farvi vedere l'evento. Oh, 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 oh. Ah, da soli abbiamo messo a terra sto orco. Dannato orco. Immaginate la modalità pazza se questa è la prima difficoltà. Ah. La furia è imminente.
Ah, 13 secondi. Tempo di caccia inferocito, cosa? Eh già, sono mai arrivato a questo punto, quindi non so come pensavo finisse qua. Ah, ancora un minuto. Cos'è, un minuto in più così? Ah, ecco perché è inferocito. Ha chiamato l'inferno proprio, sulla terra. 1, 2, 3, quanti orchi? Come osate? Io sono un vampiro. Sono quasi vecchio quanto voi. Ciao orco. Scusate. Ciao ciao. No. 5 stelle. Mezz'ora per 5 stelle. Non è valsa la pena. Torniamo al cortile. Ok, siamo qua. E bene ragazzi, mi dispiace, sinceramente non è questo ciò che veramente mi aspettavo da questo evento. Quanto pare la sfortuna ha deciso di farsi viva. Ci è capitato proprio il peggio. Tutta la partita in tre, quasi tutta. Una mastica zombie, un principiante. Che ci posso fare? Sì, avrei voluto sinceramente fare questo episodio, mostrarvi l'evento fino alla fine, vincendo a qualsiasi difficoltà. Però ci dobbiamo ringraziare con questo. Allora, direi che non c'è nient'altro da fare. Non so, vedrò se continuare oppure no a fare questo evento da solo, raggiungere le 50 stelle così da essere preparati per il prossimo evento. Vi ricordo che il calendario e gli eventi sul sito ufficiale è stato aggiornato, quindi nel mese di ottobre potete vedere i futuri eventi che verranno, così vi potete preparare per bene. E io vi aspetto al prossimo episodio di Garden Warfare 2, perché andremo a fare la terza sfida nel mondo di Gnomus. Spero sia una sfida più facile delle altre due, così da non fare tagli osceni. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo episodio, qui è tutto, un saluto, bella!